Sì, l'uso del francese nei Balcani e anche, soprattutto anche in Albania è una questione di tradizione, perché per un lungo periodo il francese è stato la lingua della diplomazia, la lingua di una elite e così è stata favorita. Per l'Albania è un caso particolare perché anche durante il periodo comunista il francese è stato privilegiato, perché era la lingua e il paese dove l'ex dittatore comunista aveva fatto i suoi studi, e così che il francese è stato un po' un corridoio dove passava un po' questa luce che veniva dall'Europa. Allora, adesso attualmente il francese non è più quello che era nell'epoca, però è una chance per i giovani albanesi e giovani nei tutti i paesi dei Balcani, per l'apertura, per la diversità culturale, sociale, una possibilità per fare studi, avere scambi soprattutto culturali con questo grande paese che rimane la Francia.